sono impennata un po' da dietro. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi forse qualcuno di voi l'ha già capito, siamo su una linea di salti della chiesetta 1, laggiù c'è il salto Ikea e qua c'è il salto subito dopo. Allora, venite con me, qua ho lasciato la bici, qua avevo posizionato questa GoPro che sto tenendo adesso, adesso andiamo a recuperare l'altra GoPro, così vedete anche i dietro le quinte di alcuni reel che faccio nei salti e nei saltini qua in collina. Ecco, vedete là si avvicina, stiamo andando incontro al cosiddetto salto Ikea, mi pare che lo chiamino così. Ragazzi, prima di passare al video però mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché la maggior parte di voi che seguono i miei video non è iscritto, quindi iscrivetevi, è gratis, così mi aiutate a farlo crescere. Eccoli lì, lì c'è ancora la GoPro 7 lasciata prima, sì, è ancora funzionante, quindi vuol dire in pratica che ha filmato il salto. Ovviamente faccio sempre due prospettive, lato guidatore e poi lo metto di solito all'atterraggio oppure sul kick. Ecco qua, questo ragazzi da molti conosciuti è uno dei tratti forse dove ci si può mettere alla prova con i salti. Questo è il salto Ikea, molto bello, c'è un bel gappino da saltare. Secondo me non è particolarmente difficile, è più difficile quello che viene dopo perché è decisamente più lungo, però entrambi adesso ve lo faccio vedere da laterale. Ecco qua, vedete qua, stacco, atterraggio e poi diciamo che questo salto dà lo slancio poi per arrivare al secondo salto, che è decisamente più lungo, bisogna arrivare veloci. Diciamo che su questi salti un consiglio che posso dare è quello di dare gas, quindi non è difficilissimo approcciare i salti se sono anche abbastanza lunghi, no? Hanno un bel gap, l'importante è arrivare, che diano la possibilità. Ecco, vedete questo, madonna quante zanzare, poi ha piovuto, fantastico la chiesetta che tiene, qua c'è un bel gap, eh? Comunque vi dicevo, l'importante è dare gas, arrivare con gas sui salti. Se arrivi con la giusta velocità, e diciamo che se i salti si predispongono anche a arrivare con la giusta velocità, allora un salto è relativamente, dico relativamente facile da approcciare. Se invece, come la gran cappella che ho fatto allo scolo gap della calce, e queste sono cose da non fare, ecco, intanto vi faccio vedere il gap di questo, bello, arrivi e puffete. E poi continui sulla linea. Comunque l'avete visto lo spezzone che ho messo nelle storie, ero andato tutto bello incazzuso a fare lo scolo gap, l'avevo già tirato un paio di volte e sentivo di non averlo fatto bene, poi la terza volta l'ho provato in un giorno successivo e sono arrivato corto, perché è un salto dove arrivi lento, quindi devi riuscire a dare due colpi di pedale, due o tre colpi di pedale deciso. Io ho dato due o tre colpi ma erano troppo agili, sono arrivato un po' lento, ho tirato su bene la bici però ho battuto con la ruota dietro sul kick posteriore dell'atterraggio e mi ha scalzato, mi ha ribaltato in avanti. Che cazzo, e ho distrutto la ruota, quindi ho aspettato una settimana per avere di nuovo la ruota. Ho messo, vedete qua c'è la bici, ho messo una DT presa da quel ragazzo che ha aperto quell'officina in Corso Belgio, Rideline, consigliato tra l'altro come meccanico, si occupa solo di, ha solo la ciclofficina. Ma a parte questa parentesi, bisogna stare molto attenti nei salti, perché alcuni neofiti approcciano certi salti basandosi sul fatto che il salto sia corto, il salto non ha il drop, il salto non ha road gap, oppure ha un kick basso, però a volte questi saltini sono insidiosi, dovete vedere come sono contestualizzati sul tracciato. Alcuni salti sono difficili da prendere, alcuni arrivi ad approcciarli avendo poca velocità, quindi insomma sono più tosti quelli, più insidiosi, velenosi quelli, rischi di, ho visto più gente farsi male, più neofiti farsi male su quei salti piuttosto che su questi. E questi hanno il grosso vantaggio, è ovvio che fanno un po' di, ci mettono un po' di ansia, però
arrivi, senti proprio che arrivi bene slanciato sul salto. E quindi il consiglio che vi posso dare, non voglio certo fare scuola su come si fanno, anzi posso fare scuola su come non si fanno i salti, e però il consiglio che ti posso dare, dai gas, se senti di avere gas allora vai, meglio, molto meglio che invece arrivare lento e poi rischi di impuntarti. Quindi ragazzi, sullo scolo gap ho preso una bella batosta, l'unica cosa buona è che comunque arrivando, approcciandomi salto al salto, l'ho tirata su, l'ho pompata un po', però comunque sono arrivato un pelino corto e quindi poi battendo quasi come se mi avesse scalciato in avanti. Bene ragazzi, per questo video è tutto, spero che questo piccolo video sui quattro salti in chiesetta vi sia piaciuto. Prossima settimana probabilmente andiamo a Cumiana con Sabrina e poi devo ancora venire a provare la Turbo Levo SL Specialized qui alla chiesetta, provando un po' tutti i tracciati. Mi prendo 2 o 3 ore, vediamo cosa riusciamo a combinare, probabilmente sarò insieme al Beppe. Per questo video è tutto, ricordati di nuovo di iscriverti sul mio canale, ci vediamo alla prossima, ciao!